Orari da record per il trasporto pubblico napoletano. Una data importante per i partenopei e turisti è quella del prossimo 15 settembre 2023, giorno in cui su linea 1 e funicolare centrale entrerà in vigore un nuovo orario ordinario esteso. Per il metro partenopeo le corse saranno prolungate ogni venerdì e sabato fino alle 2 di notte, così come per la funicolare centrale, dove la chiusura sarà posticipata fino a mezzanotte e mezza, anche la domenica e nei giorni infrasettimanali di mercoledì e giovedì. La funicolare di Chiaia, la cui riapertura è prevista per luglio 2024, seguirà la stessa tabella della centrale una volta terminati i lavori di manutenzione. Restano invece invariati gli orari della funicolare di Montesanto. Il drastico cambio di passo permetterà a Napoli di primeggiare a livello nazionale nel trasporto pubblico su ferro. Non ha dubbi in merito l'assessore alla mobilità del comune Edoardo Cosenza. Con questi prolungamenti, osserva, Napoli si mette al top nazionale. A Roma, ricorda Cosenza, la metro prolunga la corsa solo per 2 giorni, come noi, ma fino all'1:30. Tante novità attese per i prossimi mesi in casa NM. I viaggiatori, infatti, una volta terminati i lavori di manutenzione, potranno usufruire della connessione internet direttamente nelle stazioni e nei treni delle metro dell'Arte. Tanti gli obiettivi posti dal sindaco Gaetano Manfredi, il quale auspica un completamento dei lavori entro il 2025.